vita, che tu mi hai messo più pasta. Io non ho più pasta. Ciao a tutti, un bacino tesori miei. Sono Mr. Doug e oggi sono ospite da Muffy e infatti stiamo aspettando che Muffy si prepara per il mukbang. Non so se voi sapete cos'è il mukbang, io non ho ancora capito cos'è, ma da quello che ho capito è una sfida nel cibo. Mentre aspettiamo io mi siedo. Sto arrivando! Ah, già dice se sta arrivando, quindi io mi siedo. C'è l'acqua, lì avrà il suo succo di ananas, non so cosa. Sì, sono contento. Sto morendo di fame. Quando arriva Muffy? Qua, ecco. Ah, finalmente. Non ce la facciamo più. Ciao a tutti, sto arrivando! Non ce la facciamo più! Zitto, che ho finito il microonde! Che odorino! Che cos'è? Che pasta è? Aspetta che devo salutare! Ah, scusa. Sta morendo di fame questo ragazzo, proprio è una cosa incontenibile. Allora, cominciamo. Oggi lui sta morendo di fame, come sapete lui è Mr. Doug, viene spesso da me. Poi vi svelerò il perché in un'altra puntata, però adesso no. Allora, oggi cosa stiamo facendo? Tu l'hai detto cosa stiamo facendo? Sì, l'ho detto. Cosa hai detto? Mukbang, hai imparato a dirlo. Favoloso. Allora, oggi l'ho invitato perché lui, non so se lo sapete, però mi aiuta anche a fare le cose su YouTube, tutte queste cose grafiche, perché non sono brava. Quindi lui mi aiuta e in compenso gli offro la pasta, la pizza, il mio cane sta abbaiando. Dinu, vieni! Allora, comunque, stavamo dicendo, stiamo facendo il mukbang. Non so se le vedete, sono linguine ai funghi porcini, al pesto di funghi porcini. Quindi non siedono i funghi, però ci sono. Come al solito io ho il mio bicchiere con l'ananas e la mia cannuccia. Quindi Mr. Doug, puoi cominciare, ti metti il formaggio, che c'hai fame? Prima te, insomma. Prima io, prima le donne? Certo. La cavalleria. Non vuoi mai. Allora, Ah sì, non vedo l'ora di assaggiare e descrivergli com'è questa pasta che ha fatto Muffy. Come sei spiritoso, dovrebbe essere buona. Allora, buon appetito a tutti, io comincio a mangiare questo bicchierone, lo spostiamo. Poi naturalmente... Un chilo di pasta! Faremo vedere la ricetta. Ma chi è che l'ha messa a cuocere tutta sta pasta? Minù. No, Minù non c'entra niente. Non si può nemmeno rimescolare, guarda! Buon appetito! Appetito! Io non so se ti piacciono tanto i funghi col porcini, però... Andiamo? Quando c'è fame? Stai dicendo che è tutto brutti. Buono. Anzi, adesso è ottimo. Quindi mi sta praticamente dicendo che è brutta perché c'ha fame e mangia lo stesso. No, è buono. Però quando io ho fame è ancora più buono. Ecco. Allora. Quindi, ragazzi, avete sentito cosa è successo ieri alla cattedrale di Notre Dame? Io ho pubblicato un video, se non l'avete visto andate nei miei video e lo vedete, è una cosa orribile. Mi stai dando, tu l'hai visto il video che ho pubblicato? Sì. Una cosa così brutta da... non so come definirlo, la sensazione è brutta, è come se una cosa che conosci da sempre... succede qualcosa di brutto, come in questo caso la cattedrale di Notre Dame, che comunque è un monumento storico
e a quanto, se non mi ricordo male, è un monumento gotico. Tu non lo sai? Sì. Ah, per questo non mi caghi proprio, scusate, è un momento, è un momento gotico perché in questo momento sono la gotte. Ma ha fame. Ragazzi, questo qua non parla, mangia e basta. Solo perché mi aiuta a fare le cose, montaggi. Allora, sto dicendo, sì, la cattedrale hanno fatto anche il cartone animato. Quello lo sanno tutti. La Bella e la Bestia. Il Gobbo di Notre Dame. Scemo. Ah, tu vai. Non so cosa. Comunque, a parte gli scherzi. Sì. È una cosa brutta, perché mi sono visto anche il documentario che hanno fatto ieri a TG e ho visto che comunque la parte del tetto è andata persa, cioè è crollata, e se non sbaglio anche una delle torri, perché ha preso fuoco ed è crollata, no? Sì, perché è caduto di legno. Vabbè, era gotica, era di legno. Secondo me era uno che stava fumando, ha buttato la sigaretta. No, io però non ho capito come mai non hanno buttato l'acqua con i canader. Allora, da quello che ho saputo, guardando il TG, molti dicevano che se portavano l'acqua con i canader crollavano tutte cose, quindi non reggeva la struttura. Però, non reggeva la struttura, però comunque il tetto non ha retto lo stesso, quindi secondo me se andavano con il canader... Tanto il tetto ormai crollava, almeno spegnevano prima l'incendio. Voi che ne pensate? Comunque, non sono male. Questo pesto ovviamente è un pesto pronto, quello di quei sughi pronti che vendono nei banchi frigo, no? Ah, buono. Pagato un euro in offerta, fai funghi porcini. È buono, non è male. Sai che dico io di nuovo, dai. Dico di nuovo io. Vero? Sì. Vuoi di nuovo questi? No. Cosa? Vuoi di nuovo questa? Vuoi venire un'altra volta? Certo, perché ho vinto. Ah, perché lui deve vincere il mukbang. Siccome lui non parla, ma lui mangia solo. Come vedete, cioè, guardate come mangia. Non dà nemmeno retta. Guardalo. Ah, sapendo che si mangia più piano. E comunque non vale, perché io sono femmina, mangio più piano. Però chi mangia piano va sano e va lontano e non si affoga. Giusto? Io non mi affogo perché sono notare. Insomma. Comunque, ragazzi. Allora. Se avete qualche commento da fare, qualche suggerimento, qualche tipo di pasta. Scrivete nei commenti perché noi vi risponderemo. Anzi, vi risponderà. Se poi andate nella mia pagina. Ragazzi, la mia pagina, lo volete vedere qualche video? Lui, lo sapete che fa i video bellini di come si seminano i semi delle piantine e le fa crescere e fa i video? Belli, sono interessanti, se qualcuno è interessato alle piantine ci può andare nel suo canale, Mr. Dang. Sì. Tanto nella descrizione c'è il link. Iscrivetevi al mio canale. Ah, io già sono sazia. Tu secondo me sei un pozzo. Vuoi un pochino della mia? Se vuoi. Questa pasta è buonissima, proprio quando c'è fame è ancora più buona, come ho detto prima. Poco. Dai, sono finta che non hai vinto. Questa volta la faccio vincere. Vediamo se do questo vantaggio. Se vince o no. Vediamo.
Aspetta, io devo vincere. Non ancora vincere. Vediamo. Questa pasta, ragazzi, era buona, però certo, sempre su di pronti sono, non è chissà che. Però è ciupposa, come dite voi ciupposa, tipo asciutta, come se uno si mangia tipo una pasta troppo asciutta, quando scende tipo resta qua, e datevi bene perché se no non scende, così non scende. Che schifo! Che schifo! Ti sei sventato? È orrendo! No, schifo! Che era, schifo! Era buona, brutto grande vuol dire che è pasta molto buona. Fatemi sapere nei commenti se lo devo rinvitare, perché se voi non volete non lo rinvito più. Ditemelo, perché onestamente la figura è bruttissima, per non dire altro, va. Tutto il giorno togli il medico di torno. Che poi se ci pensate, nell'altro mukbang lo stavo rifacendo di nuovo, però no così! Mi ha fatto spaventare così! Si fa così? Non fare più niente, che schifo! Basta! Non mi fai toccare, sono immune! Ma cosa sei immune? Che schifo! Complimenti! Ciao! Va bene ragazzi, allora per questo mukbang è tutto, la pasta l'ho finita, sono stata brava. Che stai facendo? Ho messo di carta. Stava socializzando con il mio cane Minù. Va bene, comunque vi stavo dicendo, il mukbang l'ho finito, mi ha fatto piacere mangiare con voi. Anche per me. Poco mi ha fatto piacere mangiare con lui, molto meno di quanto mi piace mangiare con voi, perché lui è un maiale, perché lui rutta e mi ha fatto spaventare e non mi piacciono queste cose. Comunque, fatto sta che il mukbang è finito. Io ho finito la mia pasta, voi siete rimasti con noi. Ho vinto finalmente la tua faccia. No, io ho vinto perché tu non hai messo più pasta. Io avevo più pasta. Però siamo 1-1. Va bene, 1-1. La prossima sfida però la decido io, invece di questa pasta così troppo asciutta, va chi bene? Chi vincerà la prossima volta? Commentate, vediamo se cosa voi chi vince. Io, vinco io. Lo vedremo. Ciao ragazzi. Ciao.